Per noi è la seconda volta che parliamo con loro, perché siamo già saliti il 28 aprile. Abbiamo di nuovo messo sul tavolo tutti i problemi che ci sono, tutti i problemi legati sia alla sanatoria, quindi al fatto che ci sono degli enormi ritardi, che sono tanti mesi che si sta aspettando una risposta per quanto riguarda le richieste di sanatoria, sia per quanto riguarda le richieste che avevamo fatto per la velocizzazione della consegna del permesso di soggiorno a chi ha fatto domanda di rinnovo, le richieste che abbiamo fatto anche al governo centrale per quanto riguarda l'allungamento dei permessi per ricerca di lavoro e l'abolizione dei costi, ma soprattutto anche dei requisiti di reddito che bisogna avere per fare la domanda di rinnovo anche per i propri familiari, per la carta di soggiorno e così via. Abbiamo di nuovo posto tutti questi problemi e abbiamo chiesto loro se hanno trasmesso le precedenti richieste, sembra che le abbiano trasmesse, ma abbiamo chiesto riscontro anche su quella che è la risposta del governo. Abbiamo posto anche queste altre questioni che sono il titolo di viaggio e una sanatoria più larga, che non riguarda solo i lavoratori dell'agricoltura, i lavoratori domestici. Allora, quello che si è ottenuto è sempre, diciamo, l'impegno a comunicarci come stanno andando le cose per quanto riguarda la sanatoria e a trasmettere le nostre richieste alla Questura e al Governo. Non ci sono impegni più precisi da parte della Prefettura, quindi bisogna dirlo chiaramente, la Prefettura non si è presa impegni più precisi, in particolare per l'altra richiesta che abbiamo fatto loro, che è quella degli uffici, della mancanza di personale, del fatto che dura sempre tutto tantissimo, è una difficoltà enorme anche chiamare, raggiungerli al telefono, poter andare avanti nella propria pratica. Per fare una singola pratica bisogna perdere tantissimo tempo, bisogna chiamare 1.000 volte, andare al CAF e andare un'altra volta ancora al CAF o andare da un avvocato. Quindi è una procedura che non va assolutamente bene. Loro dicono, ma questa è una cosa che riguarda noi, riguarda noi, riguarda chi alla fine deve fare tutte queste cose, Non è che riguarda gli uffici, come loro fanno, sono fatti loro, ma i risultati sono fatti nostri. Su un totale di 5.419 pratiche, che equivale al 3%. Si è un po' inalberato quando gli ho detto che il 3% delle pratiche in un anno di sanatoria sono troppo poche. E lui ha detto che sostanzialmente hanno iniziato a lavorare a pieno ritmo quando sono arrivati questi 12 lavoratori precari, ma che ci sono tutta una serie di problematiche per la convocazione dei datori di lavoro e dei lavoratori che hanno partecipato all'emersione per questioni di spazi. Dice che non c'è spazio, non c'è abbastanza spazio qui per convocare 12 persone contemporaneamente, il numero dei lavoratori precari, e poi ci ha dato anche altri dati che sono interessanti, anche per capire dove dobbiamo colpire e dove dobbiamo andare a denunciare il fatto che sono troppo lenti e lasciano la vita di migliaia di persone in sospeso. Ci sono 1.200 richieste ferme in questura, perché sostanzialmente loro attendono il parere della questura, attendono il parere dell'ispettorato del lavoro, 1.300 pratiche, quindi questi sono anche i luoghi dove dobbiamo andare a dire di svegliarsi, di darsi una mossa, perché ci sono le persone che hanno la vita in sospeso da un anno praticamente. Non è solo la prefettura, quindi la nostra controparte è anche l'ispettorato del lavoro e la questura. Anche sulla questione dei permessi di soggiorno gialli che non vengono più rilasciati, vengono rilasciate solo ricevute, ha rilanciato la palla dal lato della questura, dobbiamo tornare lì, dobbiamo battere, dobbiamo chiedere un incontro e pretendere che i permessi di soggiorno vengano dati a tutti i lavoratori, a tutte le lavoratrici, a tutti i migranti che sono qui. Quindi abbiamo una lentezza assoluta. Un risultato positivo da questo incontro è che è venuto fuori che coloro i quali hanno partecipato alla sanatoria, ma il datore di lavoro appunto può essere mancato, appunto lavorando con anziani come colf e come badanti, oppure il datore di lavoro non ha più la volontà di portare a termine la pratica della sanatoria, può essere dato un permesso di soggiorno, non ci hanno dato la certezza, ma
diciamo che ci sono buone possibilità che venga dato un permesso di soggiorno per attesa occupazione per tutti coloro che non hanno più il datore di lavoro con cui hanno fatto la richiesta della sanatoria, quindi questa è una cosa positiva. E l'altra cosa ancora, secondo me, su cui dobbiamo continuare a lottare è di riaprire quello che era riaprire quella che era l'esperienza del tavolo non solo asilo, dove sostanzialmente la prefettura faceva da interlocutore e veniva rilasciato, ed è stato rilasciato a 100-200 lavoratori alcuni anni fa, prima dei decreti Salvini, un permesso di soggiorno umanitario sostanzialmente. Quindi è verso anche questa cosa qui che dobbiamo spingere. Lui chiaramente si è inalberato e si è arrabbiato e ha detto che non ci darà più dati se utilizziamo strumentalmente ad esempio questo 3% delle pratiche evase, perché dice che prima sostanzialmente il personale della prefettura era sobbarcato da molti altri lavori, da molte altre pratiche, e che noi dobbiamo calcolare le pratiche e il lavoro delle pratiche solo da quando sono arrivati i precari, cioè un mese fa.